Quando il bambino era bambino, se ne andava a braccia appese. Voleva che il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente e questa pozza il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva d'essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Quando il bambino era bambino, su niente aveva un'opinione. Non aveva abitudini. Sedeva spesso a gambe incrociate e di colpo sgusciava via. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva facce dal fotografo. La consolazione che viene dal sole, che illumina il colore degli occhi degli uomini. Finalmente pazza, finalmente non più sola. Finalmente pazza, finalmente libera, finalmente tranquilla, finalmente matta, finalmente una luce interiore. Meine Damen und Herren, das Rauchverbotzeichen ist nun für unseren Anflug auf Berlin-Tegel eingeschaltet worden. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und rauchen Sie nicht, während Sie sich im Flughafengebäude befinden. Siamo già arrivati. Adesso lo vedrò. E correva da lui, e correva. E poi l'abbracciava. C'è anche una casetta e ci sono anche due piani. E una terrazza. E qui andiamo a fare il bagno tutti i giorni. E l'uomo che abita qui si chiama Pedro. Non lo capisco questo personaggio. È incredibile quanto poco conosca questa parte. Forse si scoprirà girando. Ma sì, un bel vestito. E la battaglia è fatta. Berlino, Emil Jennings, Kennedy, von Stauffenberg. Che tipo. Hai fatto un disegno molto bello. Era a Berlino. Ma sì, che differenza fa? È capitato. Se nonna fosse qui direbbe spazieren, va spazieren. Tokyo, Kyoto, Parigi, Londra, Trieste, Berlino. Thank you.
An den Kontrollpunkten. Di controllo c'è stato un traffico più intenso verso l'est. Adesso già un'ora che aspetto. Ma è niente di bello, tipo. Avete troppi colori per venirne a capo nel tempo. Inciampate nei vostri colori e non siete mai puntuali. È ancora più piccolo di quanto pensassi all'inizio. Come faccio a metterci tutto? Lavatrice, frigorifero. Devo farmi venire un'idea. Ancora lo stesso odore. Solo più polveroso. Ha collezionato di tutto. Buoni sconto, cartoline, biglietti del metrò. Ma è buttato via niente, non ci riusciva. Mamma, mia madre, non lo è mai stata. Mio padre era mio padre. Lei è morta, né lacrime né dolore. Forse più in là. Io sono già vecchio. Arriva mia sorella. Devo andare via di qui, presto. Via di qui. Non ti ha mai amato. Tu fai ancora come se quella. Devi essere contento che ti ha dimenticato. Finalmente sei libero. Vorrei morire subito e poi continuare a vivere per sempre, ha detto. Mio Dio, che ne sarà del ragazzo? C'è solo la musica in testa, quello. No, non lo reggo più. Ma insomma, che vuole ancora? Io ci ho comprato una chitarra. Vuole anche una batteria? Mica costa un soldo tutto questo. Un altro po' e non ne posso più. Vorrei sapere quando è che mette giudizio. Adesso mi scoccio proprio. No, così non si va avanti. Bisogna farla finita. Non posso più seguirlo. Nessuna meraviglia. Ha imparato solo il rock and roll. Ma sì, un giorno metterà la testa a partito. Non si può mai sapere. Sì, va bene così. No, tu non sei capace. Dammi. Lascia fare. Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io? E perché non sei tu? Perché sono qui? E perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo, quello che vedo, sento e odoro. C'è veramente il male e gente veramente cattiva? Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare, e che una volta io, che sono io, non sarò più quello che sono? Forse arriva subito l'otto. Il bambino ha bisogno di ossigeno, deve respirare con lo stomaco. Non posso aiutarti, vorrei averci lì i tuoi dolori. Respirare con lo stomaco. Pensa solo che presto sarà finito. Male. Vedremo subito. Adesso è passata.
Sì, ci siamo quasi. Su, pesciolino, sono felice. Tra poco ce l'avremo fatta. Chissà chi sei. Sei un pezzo di merda, sei... Vedrai come ti rovinano le donne. Credo di essermi persa. Noi vogliamo andare al cimitero. È tanto che non ci siamo andati più, Blackie, lo sai. Allora? Levata del sole 7:22, calata del sole 16:28, levata della luna 19:04, livello dell'acqua della Afel e della Sprea. 20 anni fa un caccia sovietico si schiantava a Spandau, proprio vicino al lago di Stos. 50 anni fa ci furono le Olimpiadi. 200 anni fa Nicolas François Blanchard sorvolò la città in aerostato. L'hanno fatto di recente anche i Fuggiaschi. E oggi? In via Lilienthal c'era uno che camminava sempre più lento, poi si è messo a guardare al di sopra delle sue spalle, nel vuoto. All'ufficio postale 44, uno che oggi vuol farla finita, ha attaccato francobolli speciali sulle sue lettere d'addio, uno sull'altro. E poi di fuori, nella Marianne in Plaza, ha parlato inglese per la prima volta dai tempi di scuola con un soldato americano, e anche correntemente. A Plozense, un detenuto, prima di lanciarsi a testa bassa contro il muro, ha detto «Ecco ora». Alla fermata zoo del metro, l'impiegato, invece di dire il nome della stazione, improvvisamente ha gridato «Terra del fuoco». Bello. Sulle colline, un vecchio leggeva l'Odissea a un bambino. E il piccolo uditore smise di socchiudere gli occhi. E tu cos'hai da raccontare? Una passante che sotto la pioggia chiuse di colpo l'ombrello, lasciandosi bagnare tutta. Ah, ecco, uno scolaro che descriveva il suo maestro come una felce nasce dalla terra. Ha fatto stupire il maestro. Una cieca che quando si accorse di me si mise a tastare l'orologio. Sì, è magnifico vivere di solo spirito e giorno dopo giorno testimoniare alla gente per l'eternità soltanto ciò che è spirituale. Ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa. E allora non vorrei più fluttuare così in eterno, vorrei sentire un peso dentro di me che mi levi questa infinitezza, legandomi in qualche modo alla terra. A ogni passo, a ogni colpo di vento, vorrei poter dire ora, ora e ora, e non più da sempre, in eterno. Per esempio, non so, sedersi al tavolo da gioco ed essere salutato, anche solo con un cenno. Ogni volta che noi abbiamo fatto qualcosa, era solo per finta. Ci siamo lussati l'anca facendo la lotta di notte con uno di quelli, sempre per finta. E ancora per finta abbiamo preso un pesce. Per finta ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo bevuto e mangiato, per finta. Ci siamo fatti arrostire l'agnello e abbiamo chiesto il vino, per finta, sotto le tende nel deserto, solo per finta. Non che io voglia generare subito un bambino o piantare un albero. Ma in fondo sarebbe già qualcosa ritornare a casa dopo un lungo giorno. Dar da mangiare al gatto come Philip Mano. Avere la febbre. Le dita nere per aver letto il giornale. Non entusiasmarsi solo per lo spirito, ma finalmente anche per un pranzo. Per la linea di una nuca. Per un orecchio. Mentire. E spudoratamente. Camminando sentire che le ossa camminano con te. Supporre, magari, invece di sapere sempre tutto. Ah, oh, ai, poterlo dire, finalmente. Invece di sì e amen. Sì. È una volta potersi entusiasmare anche per il male. Trasferire su di sé dai passanti che vanno tutti i demoni della terra e finalmente ricacciarli nel mondo, ecco. Essere un selvaggio.
E una buona volta sentire com'è togliersi le scarpe sotto al tavolo. E così, a piedi scalzi, sgranchirsi le dita dei piedi. Rimanere soli. Lasciare che sia. Restare seri. Possiamo essere selvaggi solo se restiamo assolutamente seri. Non fare nient'altro che osservare, raccogliere, testimoniare, attestare, custodire. Restare spiriti. Rimanere a distanza, stare alla parola. Guarda, una cabriolet. Ma una macchina così non si compra, si ruba. Oppure uno se la fa rubare. Madonna, pensa un po'. Si apre il tetto e sei subito via dallo smog. È una macchina da pappone. La foresta tropicale si sviluppa su 5 strati, uno sull'altro. La mancanza di luce nella foresta stimola la crescita. Perciò un tappeto spesso infeltrito di muschio, felci e piante erbacee con scarsa esigenza di luce. Nel 1921 Walter Benjamin incontrò l'acquarello di Paul Scherer intitolato Angelo Fiore. L'estate volge alla fine, presto arriverà l'autunno. Quando Antoine Abou si guardava indietro, constatava che la sua vita poteva essere divisa in due. Cos'è successo? Ci facciamo l'aria. Ma il gruppo sul campo sei vicino, perché io ero la maggior parte dei prodotti ectonici della gravidanza muoiono prematuramente. Per uno sviluppo ulteriore non bastano né rapporti organizzati né le condizioni d'assistenza. L'uomo non scappa solo di suo, anche la sua stessa. Tutto per sé, se ne secondo il terzo mese di gravidanza. Si rannicchiò contro la porta, afferrandosi al mantello che aveva sulle spalle. Poté sentire che lui tornava fuori in giardino.
narra, musa del narratore, l'antico bambino gettato ai confini del mondo e fa che in lui ognuno si riconosca. Col tempo, quelli che m'ascoltavano sono diventati miei lettori e non siedono più in circolo, ma ognuno per sé e nessuno sa nulla dell'altro. Un vecchio sono io, di voce stridula, ma il racconto si leva ancora dal profondo. E la bocca, lievemente aperta, lo ripete, con forza e facilità, una liturgia dove nessuno va iniziato al senso delle parole e delle frasi. Forse non ha neanche i soldi per cercarsi un altro medico, il che forse sarebbe un gran bene. Adesso fanno già 4 anni che non la vedo. E sono quando due. Quando è che stregherete finalmente con parole vostre senza chiedere la vita eterna? Voi tradite quella banca. Vi ho già detto che tutto questo non posso farlo più. Già mi do tanto da fare. Comunque sia. Se solo potessi correre un po' di più. Perché? Pensare più gente. Sicuramente ancora le vecchie. Finalmente adesso. Non so che devo fare, tutta quella biancheria, quanto ci vuole, non lo so. Devo andare a casa e cucinare qualcosa. Vaccino. Che non cambi strada invece di andare sempre dritta. No, la voglio. Il tuo sogno sei di diventare un santo, ma te lo ricordi ancora qualche volta? I tuoi genitori ti hanno ripudiato, tua moglie ti ha tradito, il tuo amico è in un'altra città. I tuoi figli si ricordano solo i tuoi difetti di pronuncia. Ogni volta potresti prenderti a schiaffi. Che cosa c'è? Sì, c'è qualcosa. Eppure sto ancora qui. Se voglio, se solo voglio, devo solo volere e ne esco fuori un'altra volta. Mi sono lasciato andare, ma posso anche riprendere. Sarebbe da ridere. Aveva ragione, mamma. Non farti prendere in giro. Hai beccato due marchi. Ma va, un tappo di birra. Balle, dai, tira su. Sono solo 10 pfennig. Non ci possiamo fare niente. Che fregatura. Scommettiamo, ieri era una favola. Sì, ieri non c'era nessuno. Sveglia. Sì, 2 giorni fa, 1 mese fa. Prima era ieri. Poi era un... Sono così sola, è brutto. In 3 sarebbe carino giocare, però nonostante tutto sono sola, è brutto. In 3 sarebbe carino. Guarda, allacciati meglio le scarpe. E poi c'è la vita in te. Ma prima ci sono 5 anni fa. Ed essi vissero felici e contenti. Marion, mon Dieu! Cosa sarebbe questo? No, no, devi metterci slancio, non forza! Ah, che cosa fai tu? Non penzolare, vola! Devi sembrare un angelo! Che angelo è angelo? Vaffanculo! Non posso volare con questi affari! Certo che puoi! Con le ali è più facile che senza! Ma non con queste penne da pollo! Che ha detto? Quelle ali da pollo, credo che le diano fastidio. Coraggio! Immagina d'essere una colomba! Ehi, Marion, pensa a una quaglia, magari! E voi, banda di passeri! Che accidenti suonate!
Sembra di stare a un ballo dei pompieri. Ora basta, ragazzi. Concentrati, Marion. C'è qualcuno che ci dà parecchio da fare con la cara pennuta. Marion, fa uno sforzo. Sì, fa uno sforzo. Certo che faccio uno sforzo. Cosa credete che faccia qui? Mi sarei già caduta sulla testa da un pezzo se non avessi fatto uno sforzo. Sentite, ragazzi. Potete smettere. Non possiamo più pagare affitto e luce. Siamo falliti. Ovvero, domattina presto si smonta. Le roulotte vanno in rimessa. Tutti a cuccia. E per quest'anno il circo è morto. Mi dispiace. Ecco, è finita. Neanche una stagione. Neppure stavolta ho avuto il tempo di portare qualcosa a compimento. Il mio sogno del circo. 10 anni. Un bel ricordo. Questa sera è l'ultima col mio buon vecchio numero. E poi è anche luna piena. La trapezista si rompe l'osso del collo. Sta zitta. Zitta. Beh, non me l'ero figurato così. L'addio al circo. L'ultima sera non viene mai nessuno. Voi suonate come idioti e io vado su e giù sotto la tenda come una gallina. E poi farò un'altra volta la cameriera. E allora merda! Spesso parlo da sola, solo per imbarazzo. In momenti come questi, come adesso. In tempo guarirà tutto. Ma che succede se il tempo stesso è una malattia? Come se qualche volta ci si dovesse chinare per vivere ancora. Vivere. Basta uno sguardo. Il circo mi mancherà. È buffo, non sento niente. E alla fine, e non sento niente. Ehi là, basta un angelo. Devo disabituarmi ad avere cattiva coscienza quando non sento niente. Marion! Guarda, guarda, batte le ali. Che si fa? Si va a Mosca? Come se il dolore non avesse un passato. Tutta la gente che ho conosciuto, che resta e resterà nella mia memoria. Finisce sempre proprio quando sta per cominciare. Era troppo bello per essere vero. Finalmente fuori in città. Chi sono io? Chi sono diventata? La maggior parte del tempo sono troppo cosciente per essere triste. Ho aspettato un'eternità che qualcuno mi dicesse una parola affettuosa. Poi sono andata all'estero. Qualcuno che dicesse, oggi ti amo tanto, come sarebbe bello. Devo solo alzare la testa e il mondo s'apre davanti ai miei occhi. Mi sale nel cuore. Quando ero bambina, volevo vivere su un'isola. Una donna sola. Potentemente sola. Sì. È così. Slegato. Il vuoto. L'angoscia. Angoscia, angoscia, angoscia. Come un animaletto che si è perso nel bosco. Chi sei tu? Non lo so più. So solo che non farò più la trapezista. Basta col trapezio. Le decisioni improvvise alle quali si crede. Piangere. Veramente l'ultima cosa da fare è mettersi a piangere. Succede così, dipende, non va mica sempre come si vuole. Così vuoto, è tutto così vuoto.
Che devo fare? Non pensare più a nulla, semplicemente esserci. Berlino. Qui sono straniera e tuttavia tutto è così familiare. In ogni caso non ci si può perdere, si arriva sempre al muro. Aspetterò davanti a un automatico e poi verrà fuori una foto con un altro viso. Così potrebbe cominciare una storia. Le facce. Ho voglia di vedere facce. Forse trovo un posto come cameriera. And no one saw the current go, the wakes flew by. Tail moved on the show, leaving his caravan behind. Ho paura di questa sera. È idiota. L'angoscia mi fa male. Perché solo una parte di me ha l'angoscia, ma l'altra non ci crede. Come devo vivere? Forse non è per niente questo il problema. Come devo pensare? Poi, Atlas, Mandrake. So così poco. Forse perché sono sempre curiosa. Talvolta penso in modo così sbagliato. Perché penso come se parlassi contemporaneamente a qualcun altro. All'interno degli occhi chiusi. Chiudere un'altra volta gli occhi. Allora anche le pietre sono vive. Devo solo essere pronta e tutti gli uomini del mondo mi guarderanno. Nostalgia. Nostalgia di un'onda d'amore che salga dentro di me. È questo che mi rende sempre così incapace, l'assenza di piacere. Come fui sul monte e arrivai al sole dalla nebbia della valle. Il fuoco ai bordi del pascolo. Le patate nella cenere. Il capannone delle barche sul lago.
la croce del sud. L'Oriente è lontano. Il grande nord. L'ovest è selvaggio. Il grande lago dell'orso. Le isole Tristan de Cunha. Il delta del Mississippi. Stromboli. Le vecchie case di Charlottenburg. Albert Camus. La luce del mattino. Ehi, voi altri, ma che fate lì in palazzo? Lo sguardo del bambino. Qualcuno vada a chiamare un medico almeno. Cristo, gli esce il sangue dalle orecchie. È davvero una frattura cranica. Le macchie delle prime gocce di pioggia. Il sole. Il pane e il vino. Il saltello. Pasqua. Le venature dei fogli di carta. L'erba che si muove. I colori delle pietre. I ciottoli sul letto dell'uscello. La tovaglia bianca all'aria aperta. Il sogno della casa nella casa. Il vicino che dorme nell'appartamento accanto. La quiete della domenica. L'orizzonte. La luce della stanza nel giardino. Volare di notte. Andare in bici senza mani. La bella sconosciuta. Mio padre. Mia madre. Mia moglie. Mio figlio. Il mondo sembra oscurarsi al crepuscolo, ma io racconto come all'inizio, con la mia cantilena che mi tiene in vita, dispensato dai tumulti dell'ora e risparmiato per il futuro. Basta con l'espansione nel tempo, avanti e indietro nei secoli. Posso pensare solo da un giorno all'altro. I miei eroi non sono più guerrieri e re, ma i fatti di pace. Uno vale l'altro. Le cipolle messe a seccare, buone come il tronco d'albero che porta attraverso la palude. Ma ancora nessuno è riuscito a cantare un epos di pace. Cosa c'è nella pace che alla lunga non entusiasma e che non si presta al racconto? Devo darmi per vinto ora. Se mi do per vinto, allora l'umanità perderà il suo cantore. E quando l'umanità avrà perso il suo cantore, avrà perso anche l'infanzia. Non riesco a trovare la Potsdamer Platz. No. Credo sia qui. No, non può essere. Perché alla Potsdamer Platz c'era il caffè Josti. Ci venivo il pomeriggio a chiacchierare e a bere un caffè. Guardavo la gente dopo aver fumato i miei sigari da Löse Wolf.
una tabaccheria prestigiosa, proprio qui di fronte. Allora, non può essere qui, la Potsdamer Platz. No. Non si incontra nessuno cui poter chiedere. Era una piazza animata. Tram, omnibus a cavalli e due auto. La mia e quella della cioccolata Hammann. Anche i magazzini Wertheim erano qui. E poi, all'improvviso, là, sventolarono delle bandiere. L'intera piazza ne era piena. E la gente non era più gentile. E neanche la polizia. Ma non mi do per vinto finché non ho trovato la Potsdamer Platz. Dove sono i miei eroi? Dove siete voi, figli miei? Dove stanno i miei? Gli ottusi? Quelli delle origini? Chiamami, o musa, il povero immortale cantore che è abbandonato dai mortali suoi uditori, perse la voce. Lui che, angelo del racconto, è diventato il suonatore d'organetto là fuori, ignorato o deriso, alle soglie della terra di nessuno. Marchi. Mamma, in una settimana potrei averne 50 e subito al sud. Che idea del cavolo stare qui. Troppo traffico. Stronzo, è già la terza volta che passa. Voglio andare via di qui. Se arriva qualcuno che mi conosce mi buttano fuori dalla scuola, chiaro? Adesso avrei bisogno di Klaus. Sarebbe occupato sul serio di me. Era così buono. Semplicemente troppo buono. Uno così crepa per forza. Ci sono ancora confini, più che mai. Ogni strada ha la sua barriera o frontiera. Tra i singoli terreni c'è una striscia, una terra di nessuno, nascosta da una siepe o da un fossato. Chi ci capita casca sui cavalli di Frisia o viene colpito dal raggio laser. In realtà, le trote nell'acqua sono torpedini. Ogni padrone di casa o proprietario cucia una targhetta col suo nome sulla porta, come uno stemma, e al mattino studi il giornale da padrone del mondo. Il popolo tedesco è disgregato in tanti piccoli stati, dove ci sono singoli uomini. E i singoli stati isolati sono mobili. Ognuno porta il suo con sé ed esige un diritto di passaggio se un altro vuole entrarci in forma di mosca racchiusa nell'ambra o di fiasco. Questo vale solo per i confini. Ma più avanti, all'interno di ogni piccolo stato, si va unicamente con le rispettive parole d'ordine. L'anima tedesca di oggi è conquistata e diretta solo da colui che arriverà in ogni singolo piccolo stato con le sue parole d'ordine.
Per fortuna al presente nessuno ne è capace. Così ognuno per sé vola all'estero, facendo sventolare ai quattro venti la bandierina del regno d'un solo uomo. Anche i suoi figli suonano già le loro raganelle, spargendo intorno a sé la loro merda. Allora è questo il libro di cui vi parlavate? È questo qui? Sì, il libro è questo. Allora, com'è? Hitler aveva un doppio. C'erano dunque due Hitler. No, non è così. Hitler arrivò dal fronte dell'est e... Ah, sì. E il libro dice che morì poco prima di atterrare sulle Alpi. E Goebbels ha fatto interpretare Hitler da un attore. Sì, perché lui non voleva che qualcuno sapesse... Così. Ma senti, fammi dire una cosa. Questa storia per me, sai, non è tanto credibile. No, io... Scusi, signor Falk, manca un'ora alla prossima ripresa, ok? Fantastico. Allora è una storia più realistica del film che stiamo facendo. Lascia che ti spieghi una cosa. La gente ama le storie poliziesche. Sì. E allora tutti i pretesti sono buoni per farne una. Capisci? Sì, sì. Non è sufficiente, d'accordo con te? Non è sufficiente, ma nemmeno questa. Erika, tesoro, andiamo su. Okay. Dammi tregua, per favore, scusami, mi spiace. Grazie. Allora, Erika, di foto ne abbiamo abbastanza. Il microfono, di foto ne abbiamo una montagna. E allora, per favore, basta foto, va bene? A più tardi. Ah, Elena, stavo proprio cercando lei. Non posso portare questo dannato cappello. Ma no, è un cappello stupendo, dico sul serio. Stupendo? Sta benissimo. Se lo provi? Deve credermi. Se lo metta lei. Andiamo su. Ok, va bene, qui abbiamo anche Elena. Questo mettiamolo via. Oh, ecco, lì ci sono dei cappelli. Grazie. Sarà meglio provarseli tutti. Adesso troviamo un cappello che stia bene al viso. Un cappello che stia bene al viso. No, no, questo no. Ah, oh, questo nemmeno. Che tipo questo di cappello vuole? Che ne dice di questo? Voglio sembrare un tedesco. Voglio avere un'aria anonima. E voglio confondermi tra la folla. No, con quello lì sembra un Freiburger. Proviamolo un qui, po'. Vediamo questo. Oh. Oh, Cristo santo, guarda che roba. No, questo qui? Questo è buono per andare all'opera. No, sembra un rabbino. Sì, lo provo. Provi questo qua. Vediamo. Sì. Con questo qui vado sulla 42esima. Dobbiamo andare. Questo è da bookmaker. Lo sa cos'è un bookmaker? Sì. Ma che diavolo è sta roba qui? Oh, guarda bello. Un po', che gliene pare di questo? Mi dia un bel cappello, vuole? Sono travestito, lo vede? Sul serio, non voglio attirare l'attenzione su di me. E di questo che ne dice? Vede, questo cappello è ridicolo. Non sta col soprabito. Tutti questi sono cappelli da gangster. Ecco, questo non è un cappello da gangster. Sì, con questo vado a sposarmi. Questo va bene per Londra. Trovi questo qui? Per andare alle corse. Questo va bene. Ehi! Le sta proprio bene. Però, penso sia giusto. Può essere. Sì. Passabile. Magnifico. All'aria di un patriarca. Lei dice? Sì, sì. Charlie Chan. Figlio di Plimondine. Non troppo intelligente. Ok. Guarda, non è splendido? È superbo. È veramente stupendo. Lei è stata meravigliosa. Sono contenta. Grazie. Olivier, questo cappello sta splendidamente. No, qua, colpisci. Colombo non aveva cappello, ma un signor vestito. Meglio il mio soprabito. Ehi, Peter, dov'è il tuo impermeabile? Pulito e bruciato. Che c'è? Che c'è, Peter? Perché fai vagare la tua mente? Credo che stasera mi farò un filetto o una sogliola alla mugnaia. Ma i tedeschi fanno la mugnaia. Forse pasta, pomodoro e basilico. Ma i tedeschi la fanno la pasta. Non cambierà mai. No, non cambierà. In Italia fanno una gran bella figura. Eleganti i ragazzi. Ne capivano qualcosa. Del fuoco. Io ce l'ho il fuoco, manca la fiamma. È stato un piacere. L'unica cosa che mi mancherà di fuori del regno della luce sarà... Accidenti. Per quanto ancora reggeranno? Il denaro rende felice.
come bisogna vivere. Dallendorf è una truffa, come l'uomo col casco d'oro. Voi non siete di qui. Tu sei un profugo. Tu pure. E anche tu. E tu sei ancora fra di me. Sto seduta qui da stamattina. Ho tanto freddo. Ed è così noioso. Sono vere? Oppure lo sembrano? Potrebbero essere vere. Ce n'è qualcuna che si è pappata la roba per i cani al campo di concentramento. È il vento in faccia. Questo vi leverà le balle dalla testa. E l'acqua nel tombino. La sera ad ogni dì non è ancora Costa. E la finestra con dietro il francese. Gatto. E il fascio di l'ho conosciuto per strada, da qualche parte. E qualche volta non ci sarà più Berlino, mi diceva. Dietro la spalla. Costa. Metà casa era distrutta. C'era ancora qualcosa, sì, ma per quanto? Sì, ancora vedo quella donna davanti a me, quella là sopra. Stava in mezzo alle macerie e sbatteva il materasso. Quand'era? Maggio, giugno del 45. Scusi, posso farle il ritratto? Buongiorno. Sì? Buongiorno. Sì, buongiorno. Le faccio il ritratto, va bene? Certo, la prego. Due minuti velocissimi. Non si muova, eh? Mi chiedo se sia ebrea. Che faccia carina. Verrà bene il ritratto. Pare di sì. O no? Ma sì, sembra di sì, vero? Interessante. Che narici drammatiche. Questi qui sono comparsi. Gente fantastica. E sono così pazienti. Se ne stanno seduti, semplicemente. Mi piacerebbe vederlo. Forse me lo regala anche. Comparse. Questi esseri umani sono comparse. Sono straordinari. Oh, che bello. Sarà un bel ritratto. La stella gialla vuol dire morte. Ma perché hanno scelto il giallo? I girasoli. Van Gogh si è suicidato. Questo disegno è schifoso. E allora? Tanto non lo vedrà nessuno. Un giorno farai un bel disegno. Lo spero, lo spero, lo spero. Via gli stuntmen! Andiamo ragazzi, adesso voglio vedere azione. Partito. Stop! No, non ci siamo. Pare che stiano ballando il valzer invece di lottare. Sembra quasi che ci sia sotto una coreografia. Sta tranquillo, è fissato Jerry. Bene. Sì, Peter? Un'altra intervista. La televisione di Berlino. Ok, Peter, fai con comodo. Ho bisogno di te per un primo piano, ma dopo questa ripresa. Hai un sacco di tempo, vai pure. Ok. Va bene, arrivo fra un attimo, ragazzi. Lo facciamo subito. Sì, adesso va bene. Allora, vediamo un po' di sistemare questa scena della lotta, adesso. Cosa c'è? Cosa c'è, Peter? Se quelli non ne hanno voglia, io li mando a spasso. Se non ci fosse, mi mancherebbe, disse il generale alla puttana. Disse la puttana al generale. Il produttore vuole fare le nozze con i fichi secchi, ma io non ci sto. Allora ragazzi, pronti? Si ripete. Vieni, ti mostro qualcos'altro. Molto più realistico. Ve le dovete dare, chiaro? Thank you.
quel pagliaccio ha una testa d'orso. Quando il bambino era bambino, si strozzava con gli spinaci, i piselli, il riso al latte e con il cavolfiore bollito. E adesso mangia tutto questo, e non solo per necessità. Quando il bambino era bambino, una volta si svegliò in un letto sconosciuto. E adesso questo gli succede sempre. Molte persone gli sembravano belle. E adesso questo gli succede solo in qualche raro caso di fortuna. Si immaginava chiaramente il paradiso e adesso riesce appena a sospettarlo. Non riusciva a immaginarsi il nulla e oggi trema alla sua idea. Quando il bambino era bambino, giocava con entusiasmo e adesso è tutto immerso nella cosa, come allora, soltanto quando questa cosa è il suo lavoro. Con te, sei solo? Guarda, guarda che brava quella topolina! Non è buffo il leone che insegue la gallina. Vedrai che se la mangia. Facemmo passare mattino e sera aspettando ciò che sarebbe accaduto. Ci voleva del tempo fino a che il fiume trovasse il suo letto, finché l'acqua stagnante cominciasse innanzitutto a scorrere. Valle della glaciazione. Un giorno, lo ricordo ancora, il ghiacciaio qui ha figliato e gli iceberg veleggiavano verso nord.
Una volta è passato un albero, ancora verde, con un nido vuoto. Per miriadi d'anni avevano saltato solo i pesci. Poi arrivò il momento in cui lo sciame d'Apit annegò. Un po' più tardi lottarono i due cervi, qui sulla riva. Poi venne la nube di mosche e come rami le corna che scendevano lungo il fiume. Soltanto l'erba si è sempre rinforzata, crescendo sui cadaveri dei gatti selvatici, dei cinghiali, dei bufali. Ti ricordi come una mattina il bipede, l'essere a nostra immagine da tanto tempo atteso, è uscito dalla savana, l'erba incollata alla fronte, e come la sua prima parola fosse un grido? Disse ah, o ah, oppure oh, o fu semplicemente un gemito. Di quest'uomo abbiamo potuto ridere, finalmente, per la prima volta. E dal suo grido e dal modo con cui chiamava i suoi successori, abbiamo imparato a parlare. Una lunga storia. Il sole, i lampi, il tuono su nel cielo, e sotto sulla terra i falò, i salti in aria, le danze circolari, i segni, la scrittura. Poi all'improvviso uno uscì dal cerchio e si mise a correre dritto. Intanto che correva sempre dritto, curvando qualche volta per baldanza, sembrò libero. E noi allora potemmo ridere con lui. Ma poi cambiò di colpo. Si mise a correre a zigzag. Le pietre volavano. Con la sua fuga iniziava un'altra storia, la storia delle guerre, che ancora dura. Ma anche la prima, quella dell'erba, del sole, dei salti in aria e delle grida, dura ancora. E tu lo sai come un giorno venne costruita la strada principale? Dove si svolse la grande e famosa ritirata napoleonica? E che poi il selciato coprì tutta. Il selciato oggi invaso e sommerso dall'erba come una strada romana, con le tracce dei carri armati. Ma non una volta abbiamo assistito. Siamo sempre stati troppo pochi. E tu vuoi veramente? Sì. Voglio conquistarmi una storia. Trasformare quello che so dal mio sguardo senza tempo. Per sostenere un'occhiata dura, un breve grido, un odore acre. Infine, sono stato abbastanza fuori, abbastanza assente, abbastanza escluso dal mondo. Tuffati nella storia del mondo, o anche solo per prendere in mano una mela. Guarda, le piume là sull'acqua, già sparite. Guarda, le tracce di freni sull'asfalto. E adesso i mozziconi di sigaretta come rotolano e come il fiume va in secca e tremano ancora solo le pozzanghere della pioggia d'oggi. Basta con il mondo dietro al mondo. Interessante questo disegno. Quest'uomo ha gli occhi da procione. Ma ti prende l'immagine. Però ha un bel cappello. E poi, è veramente irritante che non ti mostri mai i disegni. Che cerchi neri sotto gli occhi. Allora, Edo Stan, pronti? Ragazzi, a posto i cartoni? Non si chiede. Non preoccupate. Mi chiedo se al regista piaccia il mio lavoro. Dicono sempre meraviglioso. Attenzione. Qualunque cosa fai. Devo comprare dei regali per i miei bambini. Forse, come attore, sono meglio adesso del solito. Solo le strade romane portano ancora lontano
Solo le tracce più antiche portano più lontano. Qui, dov'è il colle? Anche la pianura, anche Berlino, ha i suoi colli nascosti. E là soltanto inizia il mio paese. Il paese dei racconti. Perché tutti, già da bambini, non vedono passaggi, punti e interstizi giù sulla terra e su nel cielo. Se ognuno li vedesse, ci sarebbe una storia senza assassini né guerre. Ci ho pensato 10.000 volte, ma adesso lo faccio. Curioso veramente che sia così calmo. Ma com'è che ho i calzini rossi con le scarpe nere? Tutto scemo. Nebbia e freddo. Messo un pullover, sapevo che faceva freddo. Giacca bella, bellissima, certo. Un'offerta speciale. Solo si scuce la tasca. Me l'ha regalata lei? Ma sì, ghiaia sul tetto. Perché poi? Perché non voli via? Ok. Stupidaggini. Una volta mi piacerebbe volare. Quanto ci vuole? L'aereo vola in tondo su Berlino. Una volta cascherà. Fa freddissimo. Le mie mani erano sempre calde. È veramente un buon segno. Scricchiola tutto sotto i piedi. Che ora si è fatta? Il sole va giù. Ma sì, logico, l'Occidente. Ma sì, perlomeno adesso so dove è l'Occidente. Allora andavo all'est col metro se volevo andare a casa. Comprata una tessera e risparmiato un marco. Così il sole risparmia la stella a sinistra. È buono veramente. Il sole e una stella. I suoi piedini, come cavallava una gamba sull'altra, ballando così dolcemente, così dolcemente. Eravamo completamente soli. Ora avrà già letto la mia lettera. Non voglio che l'abbia già letta. A me Berlino non dice proprio niente. L'Afel è un fiume o un lago? Mai capito. Dietro c'è Wedding, dietro. O dove? All'est. In realtà è est dappertutto. Curiosi quelli, gridano. Falli gridare. Per me è uguale. È uguale. No! Una produzione americana per la TV. La storia. Vuol sentire la storia? Sentiamo. La storia. 1945, Berlino, guerra. Io sono un detective americano. Un tizio tedesco-americano mi assolda. Il figlio di suo fratello sta in Germania. Vado in Germania, lo trovo e il fratello è morto. La famiglia è dispersa. Trovo il ragazzo. Nel 1945? Stasera non ce la farò. Niente trapezio le sere di luna piena. Per l'ultima volta, per l'ultimissima volta, penso di dover fermare questo sogno. Finito il circo. Finito. Ancora una volta è come se si facesse buio dentro di me. La paura. Paura della morte. La morte, perché no? Talvolta l'unica cosa essenziale è essere belli.
guardarsi allo specchio è come guardarsi pensare. Allora, cosa pensi? Penso che ho senz'altro il diritto di avere paura, ma di non parlarne più. Tu non sei sempre stata cieca. Il tuo cuore continua a battere. E allora piangi. Vorresti piangere come una bambina piccola che ha un grande dispiacere. Lo sai perché piangi tu? Per chi? Non per me. No, non lo so più. Mi piacerebbe saperlo. Non so niente. Ho un pochino di angoscia. È già passata. È finita. Ritorno. Non è grave. Thank you.
mangiate tutto, eh. Mi passa un booster anche a me. Chi mangia da solo si strozza. Sì, ne qua c'è qualcuno anche per noi. Sai, ancora siamo squadre. Poche. Domani tutti a Berlino. Sono ragazzi. Stacco che non finisce. Grande artista che sei. Ragazzi, è rimasto un po' di più. Non me ne sarete scolato. Cerco un po' sulle porte. Sto senza un soldo. Oh, signore, fammi vincere 1 miliardo alla lotteria, almeno. Un miliardo. Sogna pure. E vedrai che sul posto bisogna fuori il pranzo per domani, altro che balle. Quanto a Berlino andrà tutto meglio. Allora, ragazzi, a Berlino. Sì, ce ne andiamo tutti a Berlino. A Berlino! Poter dire semplicemente come adesso. Sono contenta. Ho una storia. E voglio continuare ad averne una. Bello che sia venuta al concerto, non sento tutto,
Il pubblico non guarda per niente, forse guarda il cielo. Guardo davanti a me e mi lascio trasportare nell'universo. Rieccolo il mio sentimento di benessere, come se all'interno del mio corpo una mano si chiudesse dolcemente. Herhalde 2 saat falan sürer. Daha eve gideceğim, çocukları yıkamam lazım. Kocam gelecek, o gelmeden yemeği yapmam lazım. Bulaşık yıkayacağım, sofrayı hazırlayacağım. Daha evi de süpürmedim. Quando il bambino era bambino, venne il tempo di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché io sono qui e perché non sono là? Quando è cominciato il tempo? Voglio. E dove finisce? Voglio che rimani con me. La vita sotto il sole non è solo un sogno. Al lavoro, pazzire, camminare e guardare. Vorrei che fossi qui, nonna. Questa deve essere la stazione di cui mi hanno parlato, quella col nome buffo. Non la stazione dove fermano i treni, ma la stazione dove si ferma la stazione. Ehi, ma quello è il tenente Colombo. Non credo. Dai, con quel superabito tutto sciupato. Sì, è proprio lui. Ma che ci farebbe in questa fogna? Sei scemo?
Non riesco a vederti, ma so che ci sei. Lo sento. Stai girando qua attorno da quando sono qui. Mi piacerebbe vedere la tua faccia, giusto per guardarti negli occhi e dirti quanto è bello essere qui. Solo per toccare qualcosa. Questo è freddo. Fa sentire bene. Qua giù è bello fumare, prendere un caffè. E se lo fai insieme è fantastico. Oppure disegnare. Vedi, prendi una matita e fai una linea scura. Poi ne fai una chiara. E l'insieme è bello. O quando hai le mani fredde, se le sfreghi così, insieme, è bello. Fa sentire bene. Ma tu non sei qua giù. Io sono qua. E vorrei che anche tu fossi qui. Vorrei che potessi parlarmi. Perché io sono un amico. Compagniero. Allora? Risalirò il fiume. È una vecchia massima umana, sentita spesso, ma che capisco solo oggi. Ora o mai è l'attimo del guado, ma non ci sarà un'altra riva. C'è solo il guado finché stiamo dentro il fiume. Avanti nel guado del tempo, il guado della morte. Noi che non siamo ancora nati, scendiamo dalla torretta. Guardare non è guardare dall'alto, ma ad altezza d'occhi. Innanzitutto farò un bagno. Poi mi farò rasare. Da un barbiere turco, possibilmente. Lui mi massaggerà fino alla punta delle dita. Poi mi compro un giornale, me lo leggo sino all'ultima pagina, dai titoli all'oroscopo. Il primo giorno mi farò solo servire. Chi vuole qualcosa da me, lo mando dal vicino, che inciampa sulle mie gambe stese e si scuserà con me, gentilmente. Mi farò urtare, e urtare ancora. Nel locale appollato l'oste mi troverà subito un tavolo libero. Per la strada una macchina si fermerà davanti a me e il sindaco mi porterà per un tratto. Sarò familiare a tutti, sospetto a nessuno, non dirò una parola, starò solo a sentire, capirò ogni lingua. Ecco, così sarà il mio primo giorno. Ma nulla di questo sarà vero. Perché tu no? Io sono sposato, amico mio, io sono una persona seria. Sì, sì, non ridi mai quando vai a letto. Senti, scusami, a parte gli scherzi, mi puoi accompagnare al negozio? Vorrei che vedessi anche tu. Ok, va bene, tanto devo rientrare questa sera in caserma per le 7. La prenderò tra le mie braccia. Lei mi prenderà tra le sue braccia.
Andiamo. Sapore. Adesso incomincio a capire. Dica, è rosso questo? Sì. Si è ferito? Come va oggi? Va? E i tubi di che colore sono? I tubi sono gialli. Gialli? Sì. E quella? È grigio-blu. Grigio-blu. Quella? Lilla. E quella? È arancione, ocra. Ocra o arancione? Ocra. Ocra. Giallo, rosso. E quella? Quella è giallo chiaro. Giallo chiaro. E là sopra, sopra l'occhio? Quella è blu scuro. Blu scuro. Blu scuro. Oggi fa molto freddo? Ah, oh, passerà. Verrei tanto volentieri un caffè. Non ho soldi? Sì. No. Sono contento che oggi vada tutto così bene. Grazie. Si figuri. È bello! Con latte e zucchero? Ristretto. Bene. Quando il bambino era bambino, per nutrirsi gli bastavano pane e mela. Ed è ancora così. Quando il bambino era bambino, le bacche gli cadevano in mano, come solo le bacche sanno cadere. Ed è ancora così. Le noci fresche gli raspavano la lingua. Ed è ancora così. A ogni monte sentiva nostalgia ad una montagna ancora più alta. E in ogni città sentiva nostalgia ad una città ancora più grande. E questo è ancora così. Sulla cima di un albero prendeva le ciliegie tutto euforico. Com'è ancora oggi. Aveva timore davanti a ogni estraneo e continua ad averlo. Aspettava la prima neve e continua ad aspettarla. Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone, come fosse una lancia. E ancora continua a vibrare.
Sì, come arrivo ad Akasienstrasse? Prendi la pozza fino al Klaaspark, poi a destra per la Grunewaldstrasse, passi Elsholz e poi Gledisch, poi alla Golz, non andare a destra che arrivi a Piazza Winterfeld, gira invece a sinistra e ci sei. Oh, mamma! Sì, la comparsa di là. Ehi, lei dove va? Comparsa. Sì, lo dicono tutti, poi vengono a chiedere autografo. Brutto stronzo. Compagnero! Sono così felice di vederti. Come va? Bene. Ehi, non so perché, ma mi aspettavo uno molto più alto. Ancora più alto? Ancora più alto. Quant'è che... Minuti. Ore, giorni, settimane, mesi, tempo. Ti do qualche dollaro, giusto per ripulirti un po'. Ce l'ho i soldi. Ah. Ho venduto qualcosa. La corazza, vero? È così. Quanto ti hanno dato? 200 marchi. Ti hanno derubato. Capita spesso, sai. Ora ti dico qualcosa. Torno indietro di 30 anni. New York City, in un negozio tra la 23esima e Lexington. Il tizio mi dette $500. Tu eri... Sì. Tu sei... Anche tu. Oh, sì. Ce ne sono un sacco come noi. Signor Falk, la sto cercando dappertutto. Siamo pronti per lei. Ok, David, vengo subito da te. Tu non sei l'unico, sai? Allora, adesso che cosa fai? C'è una ragazza. Oh, una ragazza, bravo. Ehi, aspetta! Volevi dirmi altro? Io voglio sapere tutto! Tutto quanto! Devi sbrogliartela da solo! Questo è il bello, caro mio! Andiamo, Marion, non te la prendere. Passerà. Ti spedirò delle cartoline con su la Torre Eiffel. Alla prossima stagione, allora. E non dimenticare il circo al Cannes. Ciao, Archie. All'anno prossimo. Arrivederci, mia piccola Marion. Ti do 1000 baci. Arrivederci, Marion. Ti mando un pacchettino? E che ci metto dentro? Un po' di camembert? Ciao, allora. Tanti baci, Marion. Arrivederci, ciao, Marion. Ciao, Chico. 1000 baci.
Avrebbe poco da dire. Non potrei proprio dire chi sono. Non ne ho la minima idea. Sono qualcuno che non ha origine, né storia, né paese. E ci tengo. Sto qui. Sono libera. Posso immaginarmi tutto. Tutto è possibile. Non ho che da alzare gli occhi e ridivento il mondo. Ora, su questa piazza, ho una sensazione di felicità che potrei avere sempre. Che ci fai qui? Sto seduto. Sei triste? No. Stai male? Sì. Che cos'è? Mancanza. Ah, ecco. Un doppio nodo tiene meglio. Mancanza. C'è una mancanza di mangiare, forse. O mancanza di bere. Voglio proprio raccontarla a mia madre. Non è andata via, Cassil, lo so. La troverò. Succederà qualcosa che conterà questa notte. Cassil, lei mi insegnerà tutto. Ci sono ancora altri soli, oltre a quello che è in cielo, Cassil. Nella notte profonda, oggi comincerà la primavera. Mi cresceranno ali completamente diverse da quelle solite. Ali che finalmente mi stupiranno. Un caffè, per favore.
Ammetto che lei sa di sicuro come riuscire a trovare la gente. So come cercarla, ma non è che la trovi sempre. Sta cercando qualcuno? Di preciso non so, ma vorrei trovare qualcuno. Sì? Chi? Un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna? Un uomo, eh? Sì. Ma sa almeno il nome? No? Sa dove abita? Ah, no. Non so niente. Bene. È un caso un po' complicato. Già. Beh, devo andare. Buonanotte. Buona fortuna. Tenente. Non riesco a vederti, ma so che sei qui. Lo sento. Vorrei vedere la tua faccia, perché qui ci sono un sacco di cose che voglio dirti. Sono tuo amico. Compagniero. Others flapping blackly down. And the Carney's van still sat upon the edge, tilting slowly as the firm ground turned to sludge. Un'altra canzone ed è finita. Ma non parlerò della ragazza, non voglio dirvi niente della ragazza. Voglio parlarvi di una ragazza. You know she lives in a room 29. World's one right on the top of mine. Eternity.
I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. I walk and cry. Un giorno la cosa diventerà seria. Sono stata tanto sola, anche non avendo mai vissuto da sola. Sai, quando ero con qualcuno, spesso ero felice, ma comunque pensavo fosse del tutto casuale. Questa gente erano i miei genitori, ma avrebbero potuto anche essere altri. Perché mio fratello era quello con gli occhi marroni e non invece quello con gli occhi verdi che stava sulla banchina di fronte? La figlia del tassista, per esempio, era mia amica. Ma avrei anche potuto passare il braccio intorno al collo di un cavallo, sarebbe stato lo stesso. Stavo con un uomo, ero innamorata. Ma avrei anche potuto piantarlo e andarmene via con quel tizio sconosciuto che avevamo incontrato per la strada. Guardami o non guardarmi. Dammi la mano oppure no. No. Non darmi la mano e leva lo sguardo da me. Credo che oggi sia luna nuova. Non c'è notte più tranquilla. In tutta la città non scorrerà sangue. Prima non ho mai giocato con qualcuno e tuttavia non ho mai aperto gli occhi per pensare. Adesso è una cosa seria. Finalmente sarà una cosa seria. Così ora sono cresciuta. Ero solo io così poco seria. È il tempo così poco serio. Non sono mai stata solitaria, né da sola, né con qualcun altro. Ma mi sarebbe piaciuto in fondo essere solitaria. Solitudine significa finalmente sono tutto. Adesso posso dirlo, perché oggi finalmente sono davvero sola. Bisognerà finirla prima o poi con il caso.
non so se ci sia un fine. Ma so che ci deve essere una decisione. È necessario che tu ti decida. Deciditi. Ora il tempo siamo noi. Non solo la città intera. Adesso è il mondo intero che prende parte alla nostra decisione. Ora noi due siamo più che due solamente. Noi incarniamo qualcosa. Ed eccoci sulla piazza del popolo. Siamo qui tutti e due. E l'intera piazza è piena di gente che si augura la stessa cosa che ci auguriamo noi. Decidiamo noi il gioco per tutti. Io sono pronta. Ora, tocca a te. Hai tu in mano il gioco. Adesso, o mai più. Tu hai bisogno di me. Tu avrai bisogno di me. Non c'è storia più grande della nostra, quella mia e tua, dell'uomo e della donna. Sarà una storia di gigante, invisibili, riproducibili. Sarà una storia di nuovi progenitori. Guarda i miei occhi. Sono l'immagine della necessità, del futuro di tutti sulla piazza. La notte scorsa ho sognato qualcuno, uno sconosciuto. Il mio uomo. Soltanto con lui potevo essere sola e aprirmi a lui, aprirmi tutta, tutta sua. Farlo entrare dentro di me tutto intero. Avvolgerlo con il labirinto della comune beatitudine. Io lo so. Sei tu quello. È successo qualcosa che continua a succedere, qualcosa che mi vincola. Era notte e adesso è giorno, tanto più adesso. Chi era? Chi? Io ero in lei e lei era intorno a me. Chi al mondo può dire d'essere mai stato insieme a un altro essere umano? Io sono insieme. Nessun bimbo mortale è stato concepito, ma un'immagine immortale, comune. Questa notte ho imparato a stupirmi. È venuta a prendermi e l'ho trovata a casa. C'era una volta. C'era una volta. E dunque ci sarà. L'immagine che abbiamo creato sarà l'immagine che accompagnerà la mia morte. In questa immagine avrò vissuto. Solo lo stupore su di noi. Lo stupore dell'uomo e della donna ha fatto di me un uomo. Io ora so ciò che nessun angelo sa. Nominami gli uomini e le donne e i bambini che cercheranno me. Il loro narratore.
cantore e corifeo, perché essi hanno bisogno di me, più di ogni altra cosa al mondo. Siamo tutti sulla stessa barca.